risposta che ti darei, però voglio che tu mi dici tu qualcosa a me, perché sicuramente se sei qua mi puoi dire qualcosa. Felicissima. Il punto è il seguente: agli adolescenti la poesia ci appare di sesso femminile, non maschile. Ci spieghiamo meglio, la poesia, quando a scuola ci viene proposta, in chiave di conclusione, riceve delle risposte quasi esclusivamente al femminile. Infatti, le nostre compagne si sono subito organizzate per l'occasione del concorso di San Valentino. Noi abbiamo ritirato l'invito della prof. Che dire, allora, noi ragazzi disdegniamo la poesia? Senz'altro no. Quando la poesia è di natura, siamo capaci di comprenderla e apprezzarla. L'infinito di Leopardi, Alla sera di Foscolo e tante altre poesie le abbiamo studiate, comprese e apprezzate. Ma quando si tratta di mettere a nudo le nostre emozioni, ce la facciamo a gambe. Del resto, quando raccogliamo tutto il nostro coraggio e riusciamo a superare certi preconcetti, al massimo ci esprimiamo su WhatsApp con una faccina. Perché? Forse perché, incominciando a crescere, chiediamo a noi stessi di non piangere, altrimenti veniamo canzonati. Ci imponiamo di essere duri se vogliamo in così detto diventare uomini. Questo è rimarcato anche dalla pubblicità L'uomo che non deve chiedere mai, dalle canzoni Se hai paura sei un codardo. La società, spesso la famiglia, gli amici ci impongono dei modelli a cui noi adolescenti ci dobbiamo ispirare, reprimendo ciò che proviamo. Molti di noi cresceranno e forse capiranno la bellezza della poesia e ci auguriamo capiranno espressioni come chiunque può vivere per 3 giorni senza pane, ma nessuno può vivere anche un solo giorno senza la poesia. Ci auguriamo di... Bravo. Ci auguriamo di illuminarci d'immenso, di trovare un senso al camminare soli e pensosi, ma soprattutto di trovare la chiave per esprimere le nostre emozioni, la poesia che è dentro noi. Pertanto ci piacerebbe sentire, come nella canzone del nostro Beniamino, ti daranno in tanti che l'amore conta fino ad un certo punto. Tu non fermare mai il tuo cuore se dentro senti che stai bruciando. A lei, signora Lucia, un grazie per essere ambasciatrice di poesia, che è organizzatrice per campo del concorso. Grazie, proprio come va bene.